Ciao a tutti, ormai siamo in piena atmosfera natalizia, è arrivata anche la neve qui, pochissima, soltanto una spolverata, però comunque è arrivata. Allora ho detto mi metto davanti all'albero, questo è il mio albero di sempre, quello dell'anno scorso, quello dell'anno prima è sempre lo stesso, cambia la posizione delle palline, ogni anno aggiungiamo un paio di cose, però è sempre lui. E finalmente mi siedo un momento, approfitto del fatto che mio marito è uscito con i bambini per raccontarvi un paio di cose che ho fatto nelle ultime 2 settimane che sono state dal mio punto di vista abbastanza concitate. Allora, sabato 1 dicembre sono andata a Milano 2 dalla mia amica Beatrice, chi era all'incontro che avevamo fatto a dicembre lo scorso anno l'ha conosciuta. Dopo tutta una serie lunghissima di intoppi finalmente è riuscita ad aprire il suo negozio, un negozio di generi alimentari di nicchia. Quindi non sono necessariamente, cioè non tutti hanno la certificazione bio, alcuni hanno la certificazione bio, altri no, però provengono comunque da piccoli produttori e quindi finalmente è riuscita a inaugurare il suo negozio, anche una zona di caffetteria, anche se non è ancora partita al 100%, per cui io e la mia carissima amica siamo, Emanuela, siamo partite, abbiamo praticamente fatto giornate in treno, perché quando andiamo a Milano purtroppo se parti leggermente più tardi è così, per stare da lei 2 ore, però insomma ci tenevamo a essere presenti in un momento così importante, perché prima di tutto secondo me ha moltissimo coraggio e il coraggio vale per tutte le persone che sono disposte a mettersi in gioco così tanto in un momento così economicamente così critico, per cui davvero davvero tanti complimenti e tanti auguri, e vi metto qualche piccola foto così vedete così un pochino il negozio e noi. Il sabato successivo sono andata al Salone del Libro Usato, una giornata delirante. Allora partivamo in 4, io e mia nipotina che contiamo 1, diciamo così, poi c'era Meren e poi c'era Silvia, memoria di una geisha. Allora, Silvia, che era quella che aveva i biglietti della prenotazione, è rimasta addormentata al mattino, per cui è uscita di corsa, è volata su un taxi, si era finito di vestirsi sul taxi, è arrivata struccata, insomma, però è arrivata in stazione. Meren, colpa mia, le ho detto un orario diverso del treno, le ho detto un'ora dopo, per cui era tranquilla a casa sua, per cui si è precipitata in macchina. Meren si è preso la multa, davvero te la pago io. Poi c'eravamo io e mia nipote, tutte trulle, su un treno che da Cuneo a Torino ha accumulato 20 minuti di ritardo. Per cui nonostante ci fosse Silvia sul binario, noi Freccia Rossa l'avevamo perso, però speravamo almeno nel regionale che c'era dopo. Con Silvia sul binario noi entravamo in stazione e il regionale partiva. Non ci ha aspettato, non vi dico la folla furente, perché tutti quelli che erano sul treno da Cuneo, quindi gente che arrivava da Cuneo, da Fossano, e quindi magari da Fossano arrivava addirittura da Savona, gente che arrivava da Savigliano, da Carmagnola, insomma da tutta la linea, che dovevano andare a Milano, oltretutto voglio dire weekend degli obei obei, niente, nessuno ha potuto prendere il treno. E così siamo rimasti a Porta Nuova, dove almeno Silvia si è data un po' una sistemata. Vuoi fare un tutorial? Vuoi illustrare cosa stai facendo? Sì, io tra l'altro ho 4 uomini dietro che mi stanno guardando dicendo questa non ha preso la terapia stamattina. Quindi siamo arrivati al Salone del Libro tardissimo. E questo è stato soltanto il primo intoppo di tutta una giornata dove ci sono state piccole incongruenze, non sono riuscita a vedermi con delle persone a cui tenevo tantissimo, siamo arrivati tardi, quindi gli youtubers che parlano di libri io non li abbiamo praticamente visti, abbiamo però incontrato Lady Migia, abbiamo incontrato Francesca, abbiamo incontrato Andrea, il loro amico, c'era Ileana, la nostra cara amica Ileana che è di Milano e poi Simone con la nonna, e praticamente eravamo tutti qua. Puntualissima si è presentata Irene, alla quale dovevo fare un'intervista per il canale di YouBookers, Irene Echem der Röp, e ho messo mano
all'intervista e c'è molto fruscio di fondo. Niente poteva andare bene quella giornata, perché davvero è stato tutto storto. Però è stata una delle giornate più divertenti della mia vita, perché con Silvia, con Meren e poi dopo con Ileana e Lady Migia ci siamo divertiti da matti. Poi Lady Migia è dovuta partire perché loro giustamente erano lì dalle 10 della mattina, per cui avevano il treno alle 4. Noi siamo arrivati poco prima, insomma, praticamente è stato un incrociarci. È andata così, non si poteva fare diversamente, però grazie a Meren e grazie a Silvia e a mio nipote Alessandra io mi sono divertita come una matta. Cosa ho comprato al Salone del Libro Usato? Allora, il mio libro annuale sui Savoia. Chi mi segue da molto tempo sa che io tutti gli anni devo... l'ideale sarebbe riuscire a leggere qualcosa sui Savoia, ma perlomeno a comprare qualcosa sui Savoia. Quest'anno non avevo ancora trovato niente, invece ho trovato questo. Aosta! Gli altri Savoia, e quindi andrò ad approfondire il ramo Aosta della famiglia Savoia. Poi ho preso questo qua di Anne Rice, di cui si posso osarmi dire che non ho mai letto niente. Comunque, L'ora delle streghe, bello spessotto tra l'altro questo, e poi ho preso un libro di Valerio Massimo Manfredi, Le parodie di Esperia, e questo l'ho preso perché Lady Migia ne ha parlato così male, cioè ha parlato così male dell'autore, che devo proprio leggerlo, cioè mi devo togliere questa soddisfazione di capire perché proprio a Lady Migia non piace, visto che di solito invece i nostri gusti bene o male si avvicinano abbastanza sovente. Poi questa settimana invece sono andata a trovare una ragazza che fa anche video su YouTube, il suo canale è Artec Creazioni, e lei sta a dire il vero a pochissimi chilometri da casa mia, però ovviamente non ci siamo mai incrociate. Lei è un bambino di 3 anni, quindi insomma più o meno dell'età di Lorenzo, per cui abbiamo deciso che insomma cercheremo di incontrarci un pochino più sovente, no? Adesso che abbiamo rotto il ghiaccio e ci siamo incontrate, e mi ha fatto un pensierino. Io sono arrivata a mani nude, ma con i capelli dritti, cioè c'è tanto che sono arrivata. Ora insomma avrò modo di ricambiare. Lei è stata gentilissima, questa è la scatolina che mi ha preparato lei, quindi l'ha decorata lei, e vi faccio vedere che cosa magnifica che c'è all'interno, che cosa assolutamente magnifica che c'è all'interno, fatto da lei su vetro, un ciondolo fatto da lei. Sì, vi ho fatto vedere prima il retro, questo è davanti. Ma non mi smentisco mai. Guardate che bello. Quindi lo potrò poi indossare. Va bene, allora, questo è quanto. Quindi sono riuscita un pochino ad aggiornarvi finalmente, perché insomma ci tenevo a fare un video in cui chiacchieravo un po', perché è già da un po' che non lo facevo. Non vi faccio ancora gli auguri di Natale, perché conto di fare il video di Natale ancora con gli auguri, per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!